Ciao ragazzi, benvenuti ai pronostici della 23esima giornata di A. Cominciamo subito, non perdiamo tempo, cominciamo con le partite di sabato 3 febbraio, Sampdoria-Torino. Partita che la Sampdoria vedo molto in forma e secondo me la Sampdoria potrebbe vincerla, metto 1 Samp. Inter-Crotone, sabato 3 febbraio alle 20.45, insomma l'Inter ha pareggiato già con la Spal, sicuramente il momento difficile dell'Inter è 2 mesi che non vince, credo che la vittoria possa arrivare proprio sabato, perché onestamente se dovesse veramente mancare la vittoria col Crotone si aprirebbe un vortice di problemi, mica da ridere, ecco, quindi 1 Inter. Alle 12.30 Verona-Roma. Idem con patate, la Roma un po' che non vince, non convince. Credo che Verona sia il campo giusto con l'Hellas che non è proprio in un momento formidabile, anche se ha vinto a Firenze. Secondo me, 2 della Roma. Atalanta-Chievo: l'Atalanta ha appena perso con la Juve, ma non ha giocato malissimo. È che la Juve ha giocato veramente troppo bene e la Juve è troppo forte per questa Atalanta. Secondo me, comunque, vincerà l'Atalanta. Quindi 1x, però, perché Chievo comunque si è anche rinforzato. Ha preso Giaccherini, è una squadra interessante. Quindi 1x. Bologna-Fiorentina, qua, anche qua metto 2 della Fiorentina, anche se avrà la testa alla partita della settimana dopo, cioè Fiorentina-Juve. Secondo me qua assolutamente la Fiorentina potrebbe tranquillamente vincere a Bologna. Udinese-Milan, queste sono già partite delle 15, da Atalanta-Chievo sono tutte delle 15. Udinese-Milan, qua secondo me è una bella partita perché il Milan è in ripresa, il Milan sta facendo bene, è una squadra da tenere sott'occhio, però l'Udinese pure, l'Udinese è una squadra tosta, quindi secondo me 1-2, non ci sarà un pareggio, secondo me o vittoria di uno o vittoria dell'altra. Juve-Sassuolo, sempre domenica alle 15, secondo me vedo la Juventus favorita e quindi 1. Cagliari-Spal, qua invece è il Cagliari a essere favorito perché la Spal viene dal pareggio con l'Inter, perché il Cagliari gioca in casa e perché il Cagliari sta giocando molto bene, quindi 1 Cagliari. Il posticipo di domenica alle 20.45 Benevento-Napoli, credo che qua il 2 sia non solo scontato ma proprio una cosa che non si può non dare, quindi 2 Napoli. Il lunedì Lazio-Genoa. Credo che la Lazio alla fine vinca perché è un periodo che la Lazio non sta vincendo. La Lazio è un po' in calo e lo sta facendo vedere. È uscita da San Siro con una sconfitta e un pareggio, con 2 partite che avrebbe potuto addirittura vincere. Quindi attenzione, secondo me questa partita non è così scontata. Io ripeto, ci metto l'1 della Lazio, però attenzione perché il Genoa è in forma. Bene, ragazzi, questi sono i miei commenti, i miei pronostici sulla 23esima giornata. Ricordo a tutti che il commenti post partita, il video sulla Juve, il video sulla Juve femminile, questa domenica non andranno in onda, andranno in onda lunedì, perché purtroppo sono via tutto il giorno domenica, quindi andranno in onda successivamente e a me non resta che augurarvi una buona giornata, un buon fine settimana e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!